Era scritto nelle pergamene del Mar Morto. Tutto inizierà col primo incontro. Il sole e le stelle ruoteranno ed appariranno assieme. L'intera umanità capirà di aver sempre avuto torto. Con ogni virus tornerà ed effettuerà il suo passaggio. Pronti per comprenderne il messaggio. Sarà l'oscurità a disegnare il paesaggio. Io ho visto tutto quanto in sogno come un miraggio. Disegni sulla terra come piste d'atterraggio. Intere civiltà sotto al mare in delirio. E gli antichi faraoni ridestarsi al sorgere di Sirio. Con le streghe di Salem attorno al fuoco il giorno di Calendi Maggio. Ho percepito il grande abbraccio finale della mantide come un marchio a fuoco sulla carne nuda. Ho visto Atlantide emergere dal vuoto del triangolo delle Bermuda. Devo urlare perché pare non senta nessuno. Timpani bloccati, gli occhi calati nel fumo. I nostri blocchi celati nel blue book. La forza di Marduk, le luci di Lubbock. Devo urlare perché pare non senta nessuno. Timpani bloccati, gli occhi calati nel fumo. I nostri blocchi celati nel blue book. La forza di Marduk, le luci di Lubbock. Dai racconti degli antichi agli scritti su tomi proibiti, ricordi soppiti e svaniti tra le fiamme d'Alessandria, i suoi miti e si vivono tra noi, osservando indisturbati. Le fenici sopra Azzaroth sussurrano nei sogni, annunciando Yossogoth, aspettando il suo popolo di scaglie e tentacoli, battaglie e miracoli che l'arabo ha descritto dentro il Necronomicon. Tutto avverrà nel silenzio più totale, la realtà purificata dal suo fuoco primordiale. L'Avalon, la sua città rinascerà, vita eterna grazie ai Templari e al Santo Graal. Nulla la ferma, nemmeno gli emissari mandati da Baal. Il vero giorno del giudizio, quando verrà, annuncerà l'avvento del crepuscolo, Shogal. Devo urlare perché pare non senta nessuno. Timpani bloccati, gli occhi calati nel fumo. I nostri blocchi celati nel blue book. La forza di Marduk, le luci di Lubbock. Devo urlare perché pare non senta nessuno. Timpani bloccati, gli occhi calati nel fumo. I nostri blocchi celati nel blue book. La forza di Marduk, le luci di Lubbock. Lo trovi nascosto tra le pietre d'Egitto. Qualcosa emergerà ogni giorno più in fretta. Dall'abisso, dalla chiglia di un relitto. E saranno giorni bui di una profezia non scritta e non letta. Nel tempo dei disegni sul grano, le linee di Nazca, lo scetticismo umano. Il viaggio nei giorni del futuro, il deserto della specie ci porterà per mano. E all'oscuro, in una terra che sprofonda, morte ancora calda, appesa da una corda. Cadrà la gerarchia e il sole sarà ombra, se l'ultimo corvo volerà dalla torre di Londra. Dentro i vicoli, alchimisti e geroglifici, Brasile manoscritto 512. Frutto di un'aspettativa nuova, la specie sarà nata dentro i gusci delle uova. Devo urlare perché pare non senta nessuno. Timpani bloccati, gli occhi calati nel fumo. I nostri blocchi celati nel blue book. La forza di Marduk, le luci di Lubbock. Devo urlare perché pare non senta nessuno. Timpani bloccati, gli occhi calati nel fumo. I nostri blocchi celati nel blue book. La forza di Marduk, le luci di Lubbock. Devo urlare perché pare non senta nessuno. Timpani bloccati, gli occhi calati nel fumo. I nostri blocchi celati nel blue book. La forza di Marduk, le luci di Lubbock. Devo urlare perché pare non senta nessuno. Timpani bloccati, gli occhi calati nel fumo. I nostri blocchi celati nel blue book. La forza di Marduk, le luci di Lubbock. Dal principio alla fine di ogni cosa, là nel mondo dei sogni, dove tutto è iniziato. Sweet Poison, Prince Skin, Omega Weapon.